Fin qui abbiamo parlato più volte di musica per banda, come ogni letteratura, anche quella originale per banda ha le sue pietre miliari, e una di queste è senz'altro il brano che ci apprestiamo a eseguire. Questa volta però non siamo i primi a suonarlo davanti al pubblico, eh? Direi di no. I primi furono i musicisti della banda della Marina statunitense, 30 anni fa, a Indianapolis. Il brano era stato commissionato apposta per loro. Fantasy Variation sul tema di Niccolò Paganini. Già il titolo dovrebbe dare un'idea di quello che ci aspetta. E già, il tema è quello del capriccio numero 24, per violino solo, di Paganini, con cui si sono già confrontati autori come Brahms e Rachmaninoff, che l'hanno utilizzato in due loro opere. Mica facile comporre un brano del genere dopo questi due grandi. Ma non è mica facile neanche suonarlo, eh? È stato scritto per una delle compagini bandistiche più brave al mondo. In effetti, il compositore James Barnes non ha fatto sconti a nessuno. Neanche nel numero delle variazioni che, ahimè, sono 20. Già, ma non ce n'è una uguale all'altra. L'attenta orchestrazione permetterà infatti di cogliere le infinite sfumature timbriche che l'organico bandistico possiede. Dapprima il suono dell'oboe annuncerà il famoso tema, e da lì in poi saranno protagoniste tutte le sezioni strumentali, ora sole, ora accompagnate. Insomma, date un unico tema a un grande compositore e lui vi saprà ricavare tanto un delicato adagio come quello centrale, affidato al corno inglese solo, quanto un allegro risoluto come l'energico finale in cui si esprimono le sonorità della banda al completo, una vera fantasia di variazioni. James Barnes, Fantasy Variations.
Thank you.